Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania italianofona. Oggi dobbiamo parlare di un cioè molto particolare, relazioni italo-albanesi, sia dal punto di vista storico, linguistico e culturale. Ho il piacere di farvi sapere che ospite del nostro programma oggi è padre Pietro Danza. Grazie di aver accettato questa intervista. Abbiamo a che fare con i nostri fratelli e le nostre sorelle della madre patria. Ad Deut ci salutiamo nei termini italiani e inglesi, nelle due lingue con le quali la nostra comunità Arbresh, albanese d'Italia, quotidianamente interloquiamo con gli altri. È Certo. una bella realtà la nostra. Io sono rientrato ieri sera dall'Albania, da un Sì, sei stato a convegno, Scutari, sì. e quindi ritornare in Albania è sempre una bella immersione. E poi, soprattutto per come veniamo accolti dagli albanesi che vivono in questa antica e nobile terra, per noi quasi è come, per loro è quasi come se noi fossimo dei miti, degli eroi. Perché abbiamo custodito e mantenuto in vita il patrimonio degli avi. Ecco, Sì, i una cosa ricordi. molto particolare, sembra che hanno ragione quando vi vedono come miti, poiché cioè, albanesi che hanno dovuto lasciare la terra d'Albania per altri paesi ce ne sono tanti, e come voi Certo. nessun altro ha potuto conservare la lingua, la cultura, le tradizioni. Intanto, io vorrei parlare di, diciamo, se possiamo dire quante comunità, quanti comuni sono arbresci in Italia. Allora, in Italia attualmente, nelle sette regioni in cui sono disseminate comunità Arbresh, sono una cinquantina circa, quasi 50. La maggior parte è concentrata in provincia di Cosenza, con 30 comunità, nelle quali a tutt'oggi si continua ad usare abbastanza bene, abbastanza correntemente, la lingua Arbresh, che è la lingua albanese antica, chiaramente, con un Giustamente. vocabolario più ristretto, per ovvie ragioni. La maggior parte di queste comunità in provincia di Cosenza, ben 20, sono comprese nella diocesi di Lungro, che è la prima e più alta istituzione giuridica rappresentativa in maniera unitaria del panorama Arbresh, dell'Arberia, di questi paesi. È stata istituita nel 1919, ha appena festeggiato i suoi 100 anni e ha coronato un Certo. sogno, un progetto veramente straordinario della Santa Sede, dell'allora Papa Benedetto XV, che ha messo insieme paesi distanti tra di loro, alcuni dei quali non si conoscevano, e ha favorito l'uso veicolare della lingua che, insieme al rito bizantino di queste comunità, sono le gambe del nostro mondo. Il rito bizantino, unitario, identitario, è la lingua Arbresh, che hanno avuto possibilità di circolare in questi paesi della diocesi di Lungro e quindi di essere riconosciuti importanti, identitari, Giusto. utili, Intanto, necessari. padre, io ho sempre parlato tramite i microfoni di Radio Radicale della lingua italiana in Albania, che non è più come prima, poiché purtroppo le RAI e Mediaset si sono eclissati un po'. Oramai dobbiamo parlare della lingua albanese in Italia, dunque Arbëresh in Italia. Io so che voi avete conservato, diciamo, in modo autodidatto la lingua, no? In casa. Io vorrei sapere se lo Stato italiano, che la dobbiamo ringraziare per aver accolto voi e tanti tanti altri albanesi, offre la possibilità che la lingua sia imparata in scuo nelle scuole, poiché durante la settimana italiana in Albania, che lei è stato presente, mi sa, io ho notato che i giovani non è che parlavano la lingua arborese, capivano l'albanese, però non come voi parlavano la lingua bellissima, semantica, Arbëresh. Come funziona? Purtroppo,
Questo è un tasto dolente, è un tasto dolente perché lei sa bene che la Costituzione italiana, che è una delle più belle, con delle Democratiche. fondamenta straordinarie, all'articolo 3 sancisce i diritti uguali per tutti i cittadini, all'articolo 6 poi la tutela delle minoranze linguistiche, etniche presenti sul territorio italiano, e probabilmente questo articolo 6 sarà stato ispirato dal padre costituzionalista Costantino Mortati, che era Arbrecht di Civita. Giusto. Bene, questo articolo 6, per quanto ci siano state delle attenzioni, non ha dato quella tutela radicale, ovvero l'insegnamento dell'Arbrecht nelle scuole, a partire dalla scuola primaria. Perché i nostri, io stesso, quando ho iniziato le scuole, ho trovato maestri o maestre che non conoscevano l'Arbrecht, per cui ci, tra virgolette, obbligavano a imparare l'italiano. E allora l'Arbrecht a casa, in chiesa, con gli amici giocando, però a scuola la lingua che abbiamo studiato e che ancora oggi viene studiata è solo l'italiano, solo. Insieme all'inglese, chiaramente, o al francese, altre lingue straniere. Ma L'Arbrecht come, non ha. secondo lei, cosa bisogna fare? Come proporre? A quale porta bussare? Perché è importante che questa ricchezza sia albanese che italiana, oramai, poiché voi siete cittadini italiani a tutti gli effetti, sia conservato in modo istituzionale. Allora, lo Stato sicuramente attraverso le leggi, la 482 del 99 e anche la Comunità Economica Europea con tante provvidenze, darebbe la possibilità di iniziare un percorso di insegnamento-apprendimento anche a scuola. Ci sono due vie importanti. Uno, che la richiesta sia unitaria da parte nostra, cioè tutti i paesi Arbrecht dovrebbero concordare innanzitutto una lingua pan Arbrecht, è una lingua Giusto. pan Arbrecht, cioè che accomunasse un po' i vari linguaggi dei paesi Arbrecht, e chiedere unitariamente, non separatamente, alle istituzioni scolastiche, dipendenti dallo Stato, chiaramente attraverso i ministeri, che si iniziasse un percorso curriculare, regolare, di insegnamento della lingua Arbrecht, con paese per paese, con le piccole differenze, ma accomunanti, affinché non si perda questo prezioso patrimonio, non solo linguistico, perché la lingua porta un patrimonio, esprime come veicolo un patrimonio interiore, un patrimonio storico, un patrimonio culturale, non solo la lingua, ma mantenendo la lingua c'è una identità in queste comunità, come ha fatto la Santa Sede, che nella nostra pienezza cattolica ci ha dato di mantenere il veicolo tradizionale bizantino, e il veicolo tradizionale bizantino ci ha permesso di stare uniti e di mantenere in vita questa altra peculiare particolarità della comunità Arbresh. Ecco, quindi Complimenti alla Santa Sede unità. per questa cosa. Sì, unità nella richiesta da parte dei comuni Arbrecht, e pare che ci sia un certo interesse in questo senso, specie in Calabria, ma credo anche altrove, con la Fondazione Istituto Regionale per le Comunità Arbrecht, che stanno cercando di modulare un passo unitario, non dispersi, ma uniti nella richiesta non di rivendicazioni, ma di tutela delle radici, perché con la presenza della comunità Arbrecht in Italia si documenta storicamente una integrazione magnificamente riuscita, con il mantenimento di una fisionomia identitaria, peculiare, particolare, propria. E questo è a onore di tutti, di noi Arbrecht, perché l'abbiamo Per mantenuto. capire Ma bene, padre, cosa dovrà fare lo Stato albanese? Diciamo l'ambasciata nostra a Roma, oppure l'Istituto della Cultura Arbëresh a Tirana. Ci sono due istituzioni del governo albanese. devono sostenerci in questa richiesta, Come? considerando poi che
oggi come oggi ci sono molti albanesi delle ultime generazioni, diciamo, dei quali purtroppo si registra una docente albanese d'Albania che ho avuto modo di incontrare qualche anno fa, dice: io vi ammiro perché voi siete qua da 600 anni e insegnate ai vostri figli. Può ricordare del nome di questo docente? Lady Shampoo, Natasha Shampoo. Natasha Shekou, ci siamo incontrati e mi ha detto: io vi ammiro perché voi da 600 anni insegnate ai vostri figli a parlare albanese. Dice: i miei figli, che siamo qua in Italia da 20 anni, non parlano l'albanese. Giusto, cioè, è vero. È un qualcosa L'ho notato anche io in diverse famiglie. È giusto. Allora, bisogna fare un appello all'ambasciata nostra a Roma, mandiamo l'intervista poi, e all'Istituto di Studi Arboresh a Tirana. In modo concreto cosa devono fare? Loro devono sostenere la richiesta dei comuni Arboresh di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, almeno nelle scuole primarie, nel primo ciclo di studi, l'insegnamento della lingua Arboresh, con il coronamento, il sostegno scientifico delle università in Italia, delle università in Albania, perché la grammatica è quella comune, però il linguaggio, la parlata, differisce un po' tra quella Arboresh e quella Shqip. Noi dobbiamo tutelare il patrimonio storico. Il patrimonio storico poi, per ovvie ragioni, così come dicevamo prima, in Albania ci vedono come dei miti, questo patrimonio linguistico storico non potrà che facilitare le relazioni tra Arboresh e Shqiptar. Le faciliterà ugualmente. Ma anche fra l'Italia e l'Albania, Anche tra l'Italia e l'Albania, perché c'è un mare che ci unisce, non ci divide. Ah, io lo considero così, non ci divide, ci unisce. Assolutamente. Il mare unisce come l'acqua che trova la sua strada, che non frappone di mezzo montagne, ma permette di navigare. E la vita è una navigazione. Poi per noi Chiesa, noi sappiamo che la parte centrale della Chiesa si chiama navata, per cui ci richiama il viaggio nel mare della vita, Ma ed la è una Chiesa nella metafora storia interessante. degli Arboresh in Italia ha avuto un ruolo, diciamo, importante per conservare questa cultura, le tradizioni, la religione panalbanese, se possiamo dire, è una certa autocefalia, se non sbaglio. In un certo qual senso si potrebbe anche vedere così, ma noi siamo pienamente immersi nella Chiesa cattolica, che come madre o padre, diciamo meglio, San Paolo VI ha individuato nella Chiesa Cattolica a nostro riguardo un amore paterno, mentre il patriarca Bartolomeo, nello stesso tempo, un amore materno della Chiesa di Costantinopoli nei nostri riguardi. La Chiesa è stata benevola, assolutamente, totalmente. È chiaro che in un percorso storico ci sono anche piccole difficoltà in ogni tempo, in ogni luogo, per ogni persona. Però pensi che la nostra Chiesa diocesana attualmente, da diversi anni, pubblica il foglietto domenicale con le letture della domenica, gli inni della domenica, in tre lingue: in italiano, ovviamente, in Arboresh, e nell'antica lingua dei Romei, il greco. Noi abbiamo questa peculiarità, il foglietto domenicale, i libri liturgici e ogni altra pubblicazione utile che viene divulgata a tutte le persone, a tutti i fedeli della diocesi. Quindi è un seminare con la speranza che ci si metta insieme, che chi sa, chi ha competenze, le mette al servizio di un popolo e di una causa, che poi non è il popolo arbrescio, il popolo italiano, è il popolo di questa terra, casa comune di tutti, dove le identità peculiari, mantenute e custodite, rendono più bello l'universo, il panorama, la storia. Le differenze non sono per dividere, ma per arricchire Connettersi, per tutte le parti in causa, arricchire, per connettere. Quindi giusto. la Chiesa continua ad essere presente. Adesso, ad esempio, già da un anno a questa parte, stiamo distribuendo gratuitamente un testo approntato una ventina d'anni fa dalla AIADE,
Associazione Insegnanti Albanesi d'Italia, che con la guida del professore Fortino, docente di lingua e letteratura albanese a Napoli, l'ho intervistato una volta nel mio studio TV. Ecco, è stato approntato un bel testo per la alfabetizzazione, cioè imparare a leggere e a scrivere «Zömit diovasmi et scruami jukens fiasmi». Ecco, cioè proprio a livello elementare, di modo che il bambino, ma anche l'adulto, nei gruppi spontanei che si sono organizzati a livello di comuni e di parrocchie, piccoli gruppi, aiutati da chi sa leggere e scrivere, chiaramente possano imparare a leggere e a scrivere la lingua materna con la quale si esprimono i sentimenti più profondi del cuore, della memoria. Ecco, è la lingua nella quale noi pensiamo. È una bella lingua, diciamo, sono le radici, nella lingua si trovano le radici di tutto il mondo, di tutto l'essere umano. E io vorrei fare l'ultima domanda. In media in Italia, la legge al confronto media dà lo spazio dovuto agli arbores come strumento storico lì, ma anche alla lingua arbores? Teoricamente sì, teoricamente sì, in pratica ancora no. Sempre per quel principio che per ottenere non delle rivendicazioni ma dei diritti bisogna presentarsi e articolare i progetti e le richieste in modo corretto e giusto. Ecco, noi, ultimamente lei sa che si è tenuto un importante incontro il 3 di questo mese al Senato, coordinato dal dottore Crucitti, già direttore della sede RAI della Calabria, nella quale si è parlato anche della presenza di programmi comunicati in lingua arbresh nella sede regionale della Calabria. C'è l'interesse e la disponibilità, però ancora non si riesce ad attivare in modo corretto il percorso da realizzare. Ecco, c'è qualche difficoltà, perché noi dobbiamo imparare come umanità e come arbresh molto di più e come calabresi anche, ma come umanità, che per fare le cose bene bisogna farle insieme. Giusto. E che bisogna attivare e sublimare al massimo livello l'intelligenza, facendola diventare sapienza, perché l'intelligenza mi porta a vedere fino alla punta del mio naso il bene mio. La sapienza vuole il bene di tutti. E allora, noi siamo egocentristi e la sapienza si fa altruisti, possiamo convertire in linguaggio leggergo popolare. La sapienza è uno dei nomi di Dio. Ecco, nel momento Dio vuole il bene di tutti. Noi, nel momento giusto, in cui siamo sapienti, vogliamo il bene, anche il nostro. Nel bene di tutti stiamo bene anche noi. Quindi i media saranno attenti a noi. Io tra poco avrò un incontro con il direttore della sede RAI della Calabria. Ecco, appena finisco con lei, andrò da lui per mettere a punto un qualcosa che possa essere utile per la nostra realtà. La settimana prossima abbiamo una rappresentazione teatrale. Bello, in lingua arbresh dall'associazione Vorea, sì. Che è molto bella, perché hanno un'attività ormai da quasi 20 anni e hanno messo in campo bambini, giovani, uomini, donne, anziani, e recitano in lingua arbresh spontaneamente. Ho seguito nel nostro teatro nazionale uno spettacolo meraviglioso di questi gruppi. Amatori però bravi e molto, diciamo... Spontanei, con una capacità mimica anche veramente interessante. Ok, padre, io la ringrazio per questa intervista, ma sicuramente non sarà l'ultima, poiché si parla e dobbiamo parlare della lingua arbores, come conservare e come imparare nel modo istituzionale in Italia. Ma perché no trovare il modo di portarle questo dialetto, questa lingua antica albanese, anche in Albania? Trovare i modi linguistici ce ne sono, bisogna coordinare. Come no? Lunedì ho preso il primo volo che collega la Calabria all'Albania. C'è stato l'aereo
che da Lamezia, per la prima volta, ha spiccato il volo ed è decollato e atterrato a Tirana, la prima volta in assoluto. Spero che ci siano anche più voli, ma già questo è un segno di speranza. Un segno di speranza per mantenerci ulteriormente uniti a questa antica terra, per il valore che esprime per noi, ma anche per i segnali di speranza che diamo agli albanesi, che, come dicevamo prima, vedono in noi un qualcosa che tocca le corde profonde della loro storia, del loro essere. Del nostro ci patrimonio comune, dunque. Ci abbracciano, anche, ci baciano. È un ponte di collegamento magnifico anche fra l'Italia ed Albania. Per questo bisogna sostenere e dare una mano a chi vuole conservare in modo istituzionale questa lingua bellissima, semantica, di Arbonese. La ringrazio di cuore per questa intervista e sicuramente ne avremo altri modi da parlare. A disposizione. Buona Da giornata. Tirana per Radio Radicale, Artur Nuva.